conoscendo il Parlamento, se vuoi una mia opinione, non desiderio, ma opinione, io dico che fino alle europee, in un modo o nell'altro, trovo più probabile che la legislatura prosegua. Il prossimo appuntamento sono le europee, che sono fra un anno, e probabilmente quello può essere un momento di... Non si possono neanche fare contemporaneamente. No, no, dico di verifica, di verifica. E prima, però questo è così, un'impressione dal punto di vista della esperienza. Noi abbiamo detto chiaro che non abbiamo nessuna intenzione di appoggiare governi che escano dal perimetro del centrodestra. È molto semplice. Siamo quelli che l'hanno detto prima della campagna elettorale, abbiamo giurato addirittura davanti all'altare della patria, e così come siamo i primi ad avere detto che accettavamo una regola che, per carità, non è che fosse una regola che a noi piacesse poi in maniera eccessiva, cioè che il candidato presidente sarebbe stato quello che avesse avuto un voto in più. Devo dire che personalmente, avendo pure accettato e rispettiamo questa regola, io ho sempre pensato e continuo a pensare, e il risultato magari sarebbe stato identico, che la cosa più giusta sarebbe stata indicare agli elettori che il nostro candidato sarebbe stato scelto in un'assemblea di tutti gli eletti, ma probabilmente il risultato sarebbe stato identico, e comunque noi lealmente, avendo accettato questo criterio, al Presidente della Repubblica, quando andremo a esprimere la nostra opinione sull'incarico che lui autonomamente dovrà scegliere di dare, diremo che il nostro candidato è Matteo Salvini, con cui fra l'altro noi lombardi abbiamo un rapporto privilegiato e amichevole. Abbiamo detto niente di notizia. Personalmente non ne abbiamo ancora discusso nel partito, ma se ti dovesse parlare di una legge elettorale, se noi ci rimettiamo a discutere che legge elettorale vogliamo, altri 5 anni. Come è avvenuta la prima volta. L'unica possibilità di un mordi e fuggi, cioè un governo che in 15 giorni faccia una legge elettorale, è questa legge elettorale, bello o brutta che sia, con l'emendamento che è stato a suo tempo bocciato e che diceva esattamente chi, perché la Corte Costituzionale, vi faccio una premessa, aveva detto che era legittimo il premio di maggioranza che dal 40 portava al 54%, vuol dire un premio di maggioranza di 14 punti. Noi abbiamo fatto 2 emendamenti, uno a riproporre esattamente questo, un altro emendamento che diceva testualmente che la coalizione che raggiunge il numero di deputati, il 37% del numero dei deputati, dei parlamentari complessivo, automaticamente va a 51% dei deputati, cioè quindi non più sui voti, perché dicevano sui voti non si può fare perché c'è l'uninominale, c'è il proporzionale. Bene, allora una volta eletti chi aveva il 37% dei deputati, emendamento La Russa, col premio di maggioranza che chiedevamo, che era esattamente nei limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale, va al 51%. Con quell'emendamento noi oggi avremmo un governo certo. Come dici? Berlusconi sarà il regista del centrodestra? Beh, io mi auguro un po' meglio di Borea Valero. Non facciamo paragoni che portano sfortuna. Io l'unica cosa che posso dire in piena coscienza è A, che non bisogna tirare la giacca al presidente, B, che ho piena fiducia nella sua valutazione. Questa cosa è implicita in molte nostre dichiarazioni, ma io la voglio esplicitare. Io ho piena fiducia nella attenta e serena valutazione di un presidente come Mattarella, che politicamente non è mai stato vicino alla destra, anzi, ma che noi reputiamo persona assolutamente corretta e degna del ruolo che ricopre. Quindi lasciamo che sia lui. Poi, se voi invece ci chiedete cosa chiediamo noi a lui, cosa proponiamo Salvini, perché ci sembra la cosa più giusta.
ma non voglio tirargli la giacca oltre un giusto.